Amici di Gossip News, ben ritrovati. Io sono Nate, questa è una nuovissima pillolissima di Gossip. Chiara Ferragni, ragazzi, oggi do i numeri. Se lo so, qualcuno di voi dirà, dove sta la novità? No, no, in un altro senso. Chiara Ferragni non è solo una delle più note influencer al mondo, nell'universo, ma è anche un'imprenditrice digitale, come diceva quella nota pubblicità. Bene, tra le sue società di maggiore successo ci sono Fenice e TBS Crew SRL. Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, che si fa sempre i fattacci degli altri, proprio queste due aziende avrebbero raddoppiato i ricavi del 2022. Qui nel 2021 hanno fatto tot, nel 2022 hanno fatto il doppio. Nel 2023, vabbè. Stiamo parlando di numeri da capogiro, nell'ordine dei milioni di euro, poi vi spiego nel dettaglio. Insomma, non sono certo bruscolini. Nel dettaglio, la società Fenice è quella che produce il marchio di Chiara Ferragni, il famoso, I ricavi dell'anno passato si aggirano intorno ai 14 milioni di euro, euro più euro meno, da notare che rispetto al 2021 i ricavi sono aumentati del 115%. Il giro d'affari invece sarebbe di circa 61 milioni di euro, con un incremento rispetto al 2021 del 134%. Tranquilli, non sono qui a fare un video di economia, adesso entriamo nel dettaglio. Il braccio destro della Ferragni, ovvero Fabio Maria D'Amato, ha spiegato che nel 2023 la società Fenice dovrebbe incrementare ancora di più il giro d'affari, arrivando sino a 70 milioni di euro. Lo so, già comincia un po' a girarci la testa. La società TBS Crew invece è l'azienda che gestisce il blog di Chiara Ferragni, cioè un'azienda per un solo blog, vabbè. Non solo, gestisce anche quella parte che opera come talent agency, perché è anche una talent agency, e che offre consulenza di digital marketing strategy. Fortuna che era vietato parlare in inglese, vabbè. Ebbene, anche questa società ha visto incrementare sia i ricavi che il giro d'affari rispetto al 2021. Parlando di ricavi, siamo nell'ordine anche qui dei 14 milioni di euro, da sommare a quelli che vi ho detto prima, di ricordo. Insomma, stiamo parlando di cifre che io fondamentalmente, ma quasi tutti, neanche in una vita intera, vabbè. Forse non tutti sanno che la Ferragni nel 2021, tra le varie cose, è diventata azionista in solitaria di TBS Crew. Aveva acquistato infatti all'inizio il 45% delle quote mancanti che sino allora facevano capo a una società che si chiamava Esurience SRL. Oggi sono esaustivo, bene. Grazie all'acquisto di questo 45%, la nostra Chiara è diventata proprietaria 100% di TBS Crew, quindi è tutta sua, è tutta mia, merito mio, e mi... Niente. La moglie di Fedez aveva rivelato anche il 100% delle quote di un'altra società, la Sisterhood. Quella compra tutto, e non vuole compartire con nessuno. Posso capirla, perché coi tempi che corrono. L'azienda Fenice invece, non è invece al 100% in mano alla Ferragni. Le quote sono distribuite tra la sua Sisterhood, che alla fine è sua, e altre società, tra cui Alchimia di Paolo Barletti, la N1 di Pasquale Morgese e la Esurience. Sì, adesso non voglio entrare troppo nel dettaglio, perché sennò domaron. Per chi non lo sapesse, la società Fenice in questi ultimi anni è riuscita a strappare accordi con rinomati marchi. Per esempio, faccio qualche esempio, Safilo per gli occhiali, oppure con Swinger per quanto riguarda l'abbigliamento di accessori, senza dimenticare l'accordo con Morellato per i gioielli, Angelini per la cosmetica, Pigna per la cartoleria, Mofra per le calzature, Nanan per i prodotti per l'infanzia e Gossip News è nata per il gossip. Magari, vabbè. Insomma, comunque chiaro, se vuoi fare una collaborazione, io sono qui, Insomma, la nostra Chiaretta, alla fine, è riuscita a costruire un vero e proprio impero. Visti i numeri e le dichiarazioni del suo braccio destro, questo impero è destinato a crescere ancora di più. Ora, bene, devo fare una precisazione. Allora, innanzitutto, adesso a questo punto, la domanda è l'uopo, cosa ne pensate? Ve l'aspettavate queste cifre? Vi aspettavate di meno? Vi aspettavate di più? Però adesso tengo a precisare una cosa, perché io lo so che sicuramente qui sotto nei commenti comincerà qualcuno: è una vergogna, perché la gente non arriva a fine mese e questa fa un botto di soldi. Allora, vorrei dire una piccola cosa, che a differenza di molte altre gente, tipo i nostri politici, il governo, Chiara Ferragni, tutti i soldi che ha, se li ha guadagnati, fermi, nel senso, nessuno li ha regalati. Se poi lei vende l'acquetta a 16 euro e la gente gliela compra, non è certo colpa sua. Quindi, alla fine, adesso, anziché dire, Chiara Ferragni, una vergogna, no, non è una vergogna. Semmai è una vergogna che ci sia gente che va a spendere 16 euro, 12 euro, adesso non mi ricordo quanto costava, per una bottiglietta d'acqua, giusto per farvi l'esempio, no? O paga il doppio per avere una cosa col brand di Chiara Ferragni. Semmai questo è assurdo. Ma non è neanche, voglio dire,
condannabile, anche perché restiamo sempre col presupposto che ognuno con i suoi soldi fa quello che gli pare, una volta che ovviamente fa tutto nel rispetto della legge. Quindi adesso per quei pochi, so che sono pochi, ma qualcuno ci sarà che si sta già per scatenare e lì proprio col telefono di adesso mi devo sfogare con Chiara Ferragni che guadagna troppo, che schifo. No raga, perché alla fine lei non chiede soldi a nessuno, a parte la beneficenza, che non voglio entrare nel merito perché sennò dovrei stare qua un'ora. Quindi, che dire, Chiara Ferragni probabilmente hai avuto un ciccinino anche di ciappetti, ti è andata anche un po' bene, però diciamo che è stata brava, è arrivata nel momento giusto, al punto giusto e ha avuto l'intuizione giusta. Quindi che vi devo dire, molti magari non saranno d'accordo con me, ma io devo fare i complimenti a Chiara Ferragni dicendo: Chiara, brava, brava, ti sei proprio una brava guagliona. Bene, e adesso però ovviamente questo è il mio pensiero, adesso sentiamo cosa ne pensa il mio gatto, perché non ho la più pallida idea. Ciao gatto opinionista, ciao beddazzo. Allora, come andava? Senti, hai sentito, no? Hai sentito i soldini che macina la nostra Chiaretta Ferragni? Tu cosa ne pensi? Te sei un estimatore, un fan di Chiara Ferragni o sei un haters? Ah, sei un fan tutta la vita. Ah beh, un mito, no? Sì, perché cioè, alla fine tutto quello che ha costruito, vabbè, l'ho già detto io, non ripetiamo le cose. Quindi, tornando ai noi, ovviamente la segui sui social, certo. Hai qualche idea? Le crocchette di Chiara Ferragni? Non dirlo, perché lei le fa veramente? Ma sai quanto possono costare? Ah, cosa te ne fai? Certo, tanto poi le compro io, devo pagare io. Cioè, quindi se facesse le crocchette di Chiara Ferragni, non so, 50 euro un chilo di crocchette, te le vorresti. E chi le paga? Io, ovviamente. Beh, ovviamente, come giusto che sia, certo. Vabbè, allora, aspetta un attimo, Chiara, se hai in mente di fare le crocchette di Chiara Ferragni, non farle, perché sennò dopo il mio gatto mi manda sull'astrico. Solo quello. No, niente, erano cose tra di noi. Va bene, dai, ci vediamo dopo. Nel frattempo, sì, ti devi accontentare delle crocchette del supermercato, che già ti compro quelle più buone, perché sai che... quindi che ti basti, va bene. Comunque, perché siamo sempre qua a parlare di crocchette? Dai fammi finire il video, poi vengo a rifornire. Sì, ciao, gnagnagnagnagna. Beh, potrebbe essere un'ottima idea. Tanto Chiara Ferragni è un po' come Re Mida, no? Tutto quello che trasforma lo trasforma in oro, tutto quello che toccano. Quindi se facesse le crocchette di Chiara Ferragni, io sono convinto che c'è qualcuno che le comprerebbe. Ma sono quelle le persone un po' strane, diciamolo. Vabbè, che dirvi raga, avete sentito la mia opinione, avete sentito l'opinione del mio gatto, ora voglio assolutamente sapere la vostra opinione. Mi raccomando, commentate come non ci fossero domani, per adesso sapete, mettete like, cliccate, condividete, scampanellate, ci vediamo al prossimo video, ciao bedazzi!